Ciao ragazzi e bentornati sul canale Mac Gabri Collections ed eccoci tornati con il nuovo appuntamento di costruisci il modellino di Gig Robot d'acciaio alto 70 cm. Allora in questo video tutorial faremo l'unboxing del fascicolo numero 57 dove all'interno abbiamo ricevuto la prima parte della base con il logo di Gig Robot d'acciaio, quindi andremo ad analizzare insieme e poi andremo a completare le ultime fasi di assemblaggio che avevo lasciato appositamente per questo fascicolo. Infatti tutta la conclusione si trova in questo fascicolo e quindi andremo ufficialmente a completare il modellino. Ok ragazzi, siete pronti per questo unboxing? Allora iniziamo, vai! Gig Robot d'acciaio. E prima di iniziare l'unboxing, mi raccomando, lasciate un super like al modellino Gig Robot d'acciaio al nostro video e cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections per seguire le ultime fasi di assemblaggio di questo fantastico modellino. E qui in alto a destra trovate il link alla playlist di Gig Robot d'acciaio dove trovate tutti i tutorial pubblicati. Andate a vedere sul canale anche l'ultimo video del modellino del Ferrari Transporter. Anche questo modellino, ragazzi, lo stiamo per completare. Abbiamo iniziato l'assemblaggio della seconda monoposto, la Ferrari F1 numero 5. Mi raccomando, andatelo a rivedere. Ok, detto questo, iniziamo il nuovo unboxing e anche oggi è il giorno buono per fare modellismo. Procediamo. Ed eccolo qui il nostro modellino di Gig Robot d'acciaio ormai ultimato. Ecco quello che abbiamo assemblato nel tutorial precedente, ossia i meccanismi interni del raggio delta. Eccolo qui illuminato, ragazzi, ci abbiamo il pulsante qui al lato per l'accensione e lo spegnimento del raggio delta con tatto di effetto lampeggio, praticamente simile a quello del raggio gamma. Eccolo qui ragazzi, guardate che spettacolo, veramente un bel modellino. Non vedo l'ora di completarlo anche con la base, perché ragazzi la base fa veramente un bel effetto. Infatti adesso in questo video tutorial vi farò vedere quella di Goldrek, così ci facciamo un attimo un'idea di quello che andremo ad assemblare nei prossimi giorni. Andiamo quindi a vedere il fascicolo numero 57 di Gig Robot d'acciaio, opera distribuita in edicola dalla Gazzetta dello Sport per collezionisti e per modellisti. Allora, come vi dicevo, con questo fascicolo si concludono le fasi di assemblaggio del modellino. Eccoli qui ragazzi, quindi inserimento completo del meccanismo della spalla sinistra e poi la parte fissa del torace destro. E infatti ecco qui il nostro modellino completo con tutta la parte sinistra aperta. Ed ecco il particolare che a breve andiamo ad analizzare. Andiamo quindi a vedere il poster allegato a questo fascicolo, eccolo qui, e poi ecco l'elenco degli ultimi fascicoli che riceveremo. Ne mancano tre, dopodiché l'opera sarà ufficialmente completata. Molto interessante il prossimo fascicolo in cui ci sarà il pezzo della base con i dati tecnici di Gig Robot d'acciaio, veramente interessante. Adesso li andiamo a vedere sul basamento di Goldrek. E poi invece l'uscita 59 e 60 sarà semplicemente la parte posteriore del basamento, dove ci sarà semplicemente la continuazione di questo design realizzato sul basamento. Ok ragazzi, detto questo, andiamo a completare l'assemblaggio di Gig Robot d'acciaio e poi andiamo ad analizzare la base. Mettiamoci quindi comodi e andiamo a montare definitivamente il circuito, il meccanismo della spalla sinistra. Quindi come prima cosa verifichiamo che il circuito LED sia inserito a battuta correttamente prima di chiudere con questo. Quindi non facciamo altro che far coincidere questi tre perni con le relative sedi. Ecco fatto. Premiamo fino in fondo e andiamo a completare questa fase di assemblaggio.
Ecco fatto. Verifichiamo anche la rotazione della rotella. Ci spostiamo quindi a lavorare sull'altro lato del modellino e andiamo a montare la parte destra del torace, quella con l'interruttore per l'accensione del raggio delta. Allora ragazzi, facciamo coincidere tutti questi quattro perni più questi due piccoli perni che si vanno a posizionare in corrispondenza di questi due fori. Quindi allineiamo il tutto. Ok, e andiamo a premere. Facciamo attenzione al corretto inserimento del micro interruttore. Eccolo qui ragazzi, mi sembra che si è chiuso bene. Eccolo qua. Ok, come vi dicevo prima nel tutorial precedente, sarà da verificare il discorso dell'alone di luce diciamo in corrispondenza del LED, perché ragazzi la luce traspare fuori dalla parete gialla, quindi sarebbe opportuno eseguire un trattamento di oscuramento nella parte interna di tutta la superficie di questo componente, proprio per non far vedere la luce in altri punti ma soltanto dal LED acceso. Ok, eccolo qui ragazzi, modellino completato. Andiamo ad inserire anche tutti gli altri pezzi. Ed eccolo qui il modellino di Gig Robot d'acciaio completato con tutte le sue luci. Allora ragazzi, facciamo una bella panoramica. Eccolo qui il nostro modellino, quindi la luce degli occhi. Ci spostiamo poi sul raggio delta con il pulsante qui al lato, ed ecco quello che vi dicevo ragazzi, l'alone intorno al LED. Considerando che l'incastro di questa parte del torace è molto dura, quindi la vedo proprio difficile riaprirlo, è un lavoro che andava fatto sicuramente prima, però comunque ragazzi guardate che spettacolo, cioè è veramente ma veramente figo. Molto soddisfatto di questo modellino ragazzi, e vi devo dire che è molto più bello del Goldrek sicuramente, anche perché Gig Robot d'acciaio è uno dei miei robot preferiti. Guardate che bello, wow, completato ragazzi. Ok, adesso ci dedichiamo al basamento di Gig. Andiamo quindi ad analizzare la prima parte del basamento di Gig Robot d'acciaio. Allora ragazzi, questa è la parte frontale con il logo di Gig Robot d'acciaio. Allora andiamo a vedere come è stata realizzata. Allora praticamente le scritte e il disegno sono di colore argento, quindi un silver tutto satinato, guardate che bello, mentre quello di Goldrek che adesso andiamo a vedere è tutto dorato. Quindi su questa parte sinistra troveremo il logo del nome, mentre su quella che riceveremo con il prossimo fascicolo troveremo tutti i dati di Gig Robot d'acciaio, mentre le due parti posteriori saranno a completamento di questo disegno. Qui si intravede già la sede del piede destro del modellino. Allora qui ovviamente poi troviamo la marca, fornitori, insomma tutto materiale pubblicitario, tutti i diritti riservati ragazzi, Gonagai Dynamic Planning under license to Yamato SRL. Allora questo particolare è composto da due pezzi, quindi abbiamo la parte questa superiore e poi la base che come potete vedere è stata già inserita all'interno, praticamente incastrata. Poi qui sotto troviamo due viti. Allora ragazzi, sulle istruzioni secondo me è spiegato male, perché dicono di avvitare queste viti, però io aspetterei un attimo, perché una vite, ossia questa qua, il foro più grande, è quella che va a fissare il piede di Gig, quindi una parte, mentre l'altra vite è quella che fissa i due componenti. Però io, se non erro, sul basamento di
UFO Robot, non mi sembra di aver ricevuto due viti per ogni pezzo, mi sembra di no, quindi credo di non averle neanche avvitate. Infatti credo che aspetterò l'arrivo di tutti e quattro i pezzi prima di utilizzarle. Ad esempio io il mio Goldrack non l'ho proprio fissato sulla base perché ce l'ho in una posizione abbastanza comodo, anche perché il robot mi piace anche vederlo staccato dalla base perché fa veramente un bel effetto. Ok, vedete voi, insomma, ecco. Comunque, quando il basamento sarà completato, ci sono questi fori che permettono di fissare il robot al basamento. Ed eccolo qui il basamento di UFO Robot, quindi facciamoci un'idea di come sarà assemblato anche quello di Gig Robot d'acciaio. Quindi qui troviamo il logo, in questo caso dorato, e questo è il particolare che riceveremo con il prossimo fascicolo, dove possiamo trovare tutti i dati tecnici, quindi l'altezza del robot, la potenza, il salto, il peso, la velocità alla corsa, di quale materiale è composto e anche la sua energia che gli dà potenza. Guardate che spettacolo! Mentre le due parti dietro sono, diciamo, nel caso di Goldrack sono molto semplici, invece quello di Gig sarà tutto elaborato con questo disegno che è stato realizzato su tutta la base, veramente fantastico. Bene amici, ed eccoci arrivati al termine di questo video tutorial, ed eccoli qui finalmente insieme, Goldrack e Gig Robot d'acciaio, due modellini della stessa serie della Gazzetta dello Sport. Ragazzi, io presumo che ci sarà un continuo, secondo me uscirà Mazinga Z forse tra un anno, quindi staremo a vedere. Io spero veramente nell'uscita di un robot poco famoso, tipo un Triter G7, un Daltanius, ragazzi, un Daitan 3, cioè basta con sti Mazinga, ci hanno un po' rotto, però va bene, quello che esce è tutto buono, anche perché io sto facendo il Mazinga quello di metallo, quindi questo in plastica lo farei esclusivamente per la per continuare appunto questa serie. Guardate che belli, mano nella mano, spettacolare ragazzi. C'è anche Iron Man qui, eccolo qui, un po' più basso di questi due modellini. Iron Man è un 60 cm, mentre questi sono 70 cm. Guardate che belli insieme. Facciamo una panoramica un po' più da vicino, ragazzi. Comunque, ma quello è più bello, ragazzi. È Gig Robot d'acciaio più bello, non c'è niente da fare. Ma è troppo bello, ragazzi. Spettacolare, oh. Bello, bello, bello. Sempre più soddisfatto di aver fatto questo modellino. E adesso raccogliamo i frutti. Veramente, veramente bello. Eccolo qui, ragazzi. Allora, mi raccomando, lasciate un super like al modellino Gig Robot d'acciaio nel nostro video. E poi cliccate in basso per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections. Io vi lascio questa bellissima panoramica e ci vediamo presto sul canale. Ciao!